Gara 2 si apre chiaramente con la pista allagata, l'Audi R8 di Mapelli e di Albuquerque in testa. Subito invece a seguire le due Lamborghini Huracan, quella della Ombra con Frassinetti e Gattuso e poi De Agostini e Di Folco. La Aston a seguire insieme alla M6, ma subito un brivido all'esmo quando la M6 di Comandini va a stringere verso il guardrail la Lamborghini di Bortolotti, per fortuna senza conseguenze. Una Comandini in difficoltà taglia tutta la prima variante arrivando lungo, ma fortunatamente riesce a entrare in pista sfiorando la Aston Martin di Francesco Sini. Arriva poi la Ferrari, quella di Stefano Gai e Mirko Venturi, che regolano alla Biassono la Aston Martin. Poi è la volta della Lamborghini Huracan dell'Imperiale in quella della prima variante, con un grande controllo del mezzo. Poi l'Audi, che con Albuquerque e Mapelli regolano la Huracan di Agostini e di Di Folco in quella della Roggia. Un tentativo di risposta da parte dei piloti dell'Antonelli, ma a rispondere in realtà è Mirko Venturi con un doppio sorpasso al serraglio, passa davanti ad entrambi. Grande il controllo del pilota della Black Bull all'ingresso della Ascari. Le sciappa Felipe Albuquerque, peccato per l'Audi R8, ma a vincere è uno straordinario Mirko Cowboy Venturi insieme a Stefano Gai. Grande vittoria cercata, voluta e prossimamente Imola.